Ciao a tutti folli e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video sull'Experimental Branch di Rust, ormai settimanale. Come vedete oggi siamo qui sul mio desktop perché voglio mostrarvi una cosa. Come vedete qui sono nella mia libreria dei giochi, qui c'è Rust e voglio farvi vedere che adesso c'è la Play Legacy e gioca Rust. La Play Legacy, ovvero se andiamo a cliccare qui, andiamo a cliccare gioca, ci porterà nella versione vecchia di Rust, invece se adesso andiamo a cliccare gioca Rust ci porterà direttamente nella versione che prima era Experimental, adesso è stato finalmente ufficializzato perché il gioco ormai è quasi finito. Quindi questo qua ormai sarà il gioco con cui andremo a giocare tutti e in cui saranno i prossimi video. Quindi adesso vi ho fatto vedere questa cosa e adesso ci becchiamo in gioco. Ok ragazzi, eccoci qui e mentre sta caricando la partita devo fare gli auguri a un paio di persone. I primi auguri vanno a un mio iscritto, ovvero Jack and Ruge. Non so che dei due faccia il compleanno, però lo stesso, gli faccio gli auguri. Poi gli altri auguri vanno a Strenos, che è arrivato finalmente ai 3000 iscritti. E poi a Metano, ovviamente, che per chi non lo sapesse è arrivato ai 1000 iscritti, quindi auguri a tutti e tre. Adesso ragazzi, come vedete, siamo qui nella partita di Rust. Sono entrato in un server italiano con 4 persone. Italiano perché dovrebbe laggare poco. Come vedete qui c'è una spiaggia e finalmente hanno aggiunto anche le montagne nelle pianure, perché prima mancavano. Come vedete innanzitutto è cambiata la HUD, infatti qua sotto dove c'erano gli oggetti è cambiata. Qui a destra dove c'è la fame, la sede e la vita è cambiata. E poi adesso andiamo a vedere se hanno fatto qualcosa. Innanzitutto qui hanno messo la building plant, ovvero che si costruisce con una carta ed è un progetto con la quale potremmo andare a costruire tutti gli oggetti, ovvero le mura, le foundation e le altre cose. Qui abbiamo sempre le stesse cose, hanno sistemato il modello del saccappello che poi vi andrò a mostrare ovviamente nel sito ufficiale. Qui abbiamo sempre le stesse cose, che abbiamo vestiti e non so se ne hanno messi di nuovi, anche se non penso. No, non hanno messi di nuovi. Abbiamo sempre le stesse cose, anche se nella prossima settimana dovrebbe raggiungere la lancia e una nuova ascia. Abbiamo sempre gli stessi medikit, come cibo non c'è nulla, come armi sono sempre le stesse cose, tranne che l'arco adesso è di tier 1, poi ci saranno gli archi di tier 2 e di tier 3, ovvero di diversi livelli. Qui ci sono sempre gli stessi proiettili, qui come trappole sempre le stesse cose. Quindi come vedete, come oggettivi su quel giù siamo sempre gli stessi. Però questa settimana, come già avevo detto la scorsa, si sono basati principalmente sulla parte survival del gioco. Ovviamente ancora non hanno finito, hanno appena iniziato. Hanno aggiunto, come nel vecchio Rust c'erano le città o altre cose, stanno incominciando ad aggiungere dei diversi, possiamo dire, città dove potremmo trovare al loro interno diverse armi o altre cose. Come vedete qui davanti c'è il deserto con qualche palma. Adesso non so se riesco a beccarla, però questa settimana dovrebbero aver messo una specie di antenna parabolica gigante al cui intorno ovviamente c'è l'aria radioattiva, quindi potremmo entrarci soltanto con le tute radioattive se non moriamo come nel vecchio Rust. Se non riesco a farvelo vedere, magari ve lo faccio vedere poi nel sito ufficiale. E quindi all'interno di questa antenna parabolica troveremo armi e tante altre cose. Ovviamente oltre a questa antenna metteranno un faro e tante altre cose che vi farò vedere sul sito ufficiale, perché adesso non me li ricordo tutti. Comunque cerchiamo di andare un pochino in giro, magari saliamo su quella montagna per cercare di vedere se hanno aggiunto qualcosa. Qualcuno ha perso davvero tanto tempo per costruire quella casa, vediamo se la lascia aperta, se c'è qualche arma o altre cose. Poi c'è qui un lupo che ancora, forse ci sono buggati, non mi insegue, quindi sbattiamogli una pietra in testa così tanto per. Ancora, forse gli animali si sono buggati la scorsa settimana, come avete visto mi inseguivano, adesso invece non fanno assolutamente un tubo. Quindi avviciniamoci a questa casa che non mi caricava le texture. Sembra una casa normale, ancora di legno, infatti non hanno aggiunto i nuovi materiali, sì. Oh sì, hanno aggiunto i nuovi materiali. La casa adesso si può fare di pietra, non l'avevo vista ancora. Oh, che figata. Sfondiamogli il muro. Va bene. Quindi hanno aggiunto anche le foundation, le porte, quindi hanno rimesso tutte le texture di pietra. Non so se si possono fare di ferro, però già è un passo avanti, hanno aggiunto queste nuove texture. Dato che la scorsa settimana si vedevano in giro case verdi, case viola. Quindi saliamo qui sopra, sulla montagna, vediamo di trovare qualcosa. Perché quando sono spawnato poco fa, prima di iniziare la registrazione, ho trovato questa antenna. Adesso invece che voglio mostrarvi, ovviamente ragazzi, non riesco a trovarla. Allora, siamo qui sopra. Ovviamente ragazzi, cosa manca principalmente per finire il gioco? Mancano gli esplosivi e qualche nuova arma. Quel gioco si può dire molto simile alla versione precedente. Anzi, vuol dire anche meglio, perché è meno buggosa e meno laggosa rispetto a quella di prima. Mentre la terza persona non so se la lasceranno o la toglieranno, non ho la più pallida idea. Se siete più informati di me lasciatemi un commento qui sotto ragazzi, ovviamente. Quindi saliamo, cerchiamo di fare gli alpinisti e di scalare la montagna senza che ci rompiamo nulla. Ecco, non ci siamo rotti nulla. È abbastanza inchiappato.
I cactus ancora non fanno assolutamente nulla, per fortuna. Ecco ragazzi, come vedete là sotto c'è l'antenna, già si vede da qua sotto. Quindi cerchiamo di avvicinarci anche se abbastanza lontano. Ma non ho voglia di tagliarlo, voglio mostrare un pochino il paesaggio circostante. Lì c'è il mare, che per fortuna non ci scioglie più come nella vecchia versione, che sembrava materiale radioattivo. Quindi saltelliamo per la prateria. Ovviamente ragazzi, intorno a questa settimana o la prossima, parliamo mentre arriviamo là sotto, dovrebbero arrivare nuovi giochi sul canale, ovvero The Dark Longhorn, come cavolo si chiama, non me lo ricordo mai, ovvero un gioco sul survival in single player, visto che molti di voi me l'hanno chiesto, quindi ho deciso di comprarlo per portarlo sul canale. Non so se iniziarlo questa settimana o la prossima, ero buggato all'interno di un cactus. Poi altri giochi che dovrebbero arrivare, ovviamente continuerò Days con Iceman, cercherò di riniziare di nuovo la serie con Metano anche se ci è scaduto il server, quindi dovremmo ricomprarlo. E poi altre cose, cercherò di portare sul canale almeno un gioco di macchine, non so che tipo, quindi se avete qualcosa da consigliarvi come giochi di macchine scrivetemi qui sotto nei commenti. E poi non ho altre idee. Quindi se avete qualcosa da consigliarvi, ovviamente ragazzi, scrivetelo qui sotto nei commenti, io ho una lista con tutti i giochi che mi consigliate. Qui ci sono le texture delle palme buggate, tanto, tanto buggate. L'antenna sembrava vicina, invece è abbastanza lontana, assurdo ragazzi. Forse saltellando riusciamo ad arrivare più velocemente, non lo so. Allora, lì c'è una montagna abbastanza strana, forse è una di quelle nuove che hanno appena aggiunto, quella là sotto, quella là. Allora. Qui abbiamo una piccola vallata, c'è qualcuno dietro di me che sta raccogliendo i minerali. Forse ancora i suoni sono bugati, infatti si sentono strani suoni. Peggio di quelli di Days che sentì la gente a ricaricare, ma in realtà non c'è nessuno. Allora, ecco lì infatti c'è qualcuno, ok, che ci stiamo fissando a vicenda. La cosa è abbastanza raccapricciante. Vabbè, forse quella è casa sua, non lo so. Però non fermiamoci, se no non arriviamo più. Quindi cerchiamo di raggiungere quell'antenna parabolica. Ah, poi arrivo là davanti e mi ammazzano. Ragazzi, devo dire che c'è davvero gente famosa che anche se il gioco non è finito si sta costruendo mega case. C'è gente abbastanza malata. Comunque, corriamo per il deserto. Dovrebbero mettere i serpenti nel deserto, se almeno rendono il gioco un pochino più complicato. Allora. Ce la facciamo ad arrivare entro oggi a quell'antenna oppure no? Questa sarà la missione di oggi, ragazzi. Allora, l'ho persa, dove è finita? Cerchiamo di salire sopra quella montagna per cercare di trovarla. Non riesco a sentire i suoni di questi passi, ci si portano la testa. Preferisco camminare saltellando in modo che sento meno i suoni dei passi. Allora, vediamo se appena salgo qua sopra riesco a vederla. Saltelliamo. No, si è persa in mezzo al bosco. Ci dovrebbe essere dall'altro lato di questo bosco, spero di sì. Comunque ragazzi, non so se ve l'ho fatto vedere, però adesso non ci sono più i ceppi di legno da dove raccogliere le risorse, ma bensì per raccogliere le risorse bisognerà colpire gli alberi, e poi ovviamente gli alberi non rimarranno qui all'infinito, ma decadranno, ovvero cadranno, scompaiono, bla bla bla. Quindi già questa è una cosa abbastanza faiga, perché era davvero ridicolo raccogliere la legna da quegli arbusti che si trovavano a terra. Allora, beh, non posso averla persa. Allora, l'antenna io da là sotto la vedevo verso di qui, quindi deve essere per forza verso di qui. Poi è davvero una cosa gigantesca, quindi si dovrebbero vedere anche da lontano. Ecco, infatti qua già sta iniziando, ragazzi, la zona radioattiva. Non so perché ci sia radiazione se non c'è niente intorno. Forse, ecco, è là sotto, ragazzi. Cerchiamo di arrivarci vivi senza morire. Ovviamente con le radiazioni non si morirà immediatamente, però più aumentano più perderemo la vita velocemente. Voglio cercarci di arrivarci vivo là sotto. Però hanno esagerato un pochino con la zona radioattiva, cioè da distanza di 400 metri già si inizia ad avere 100 di radiazione. Buona idea. Allora, questa è la seconda volta che ci vado. C'è qualcuno che ha costruito un casermone là accanto, non so come faccia a viverci dato che è tutto radioattivo. Però vabbè. Ovviamente ragazzi, non esistono soltanto questi tipi di antenne, ma si trovano in diversi modi, sia a terra, coricati, sia distrutti. Ve li farò vedere ovviamente sul sito le varie foto. Qui, cioè, lì c'erano le radiazioni in mezzo al bosco, non si sa per quale motivo, e qui non ce n'è. Forse hanno buggato l'area, non lo so. Allora, qui, questo lupo che vedete qua davanti, praticamente dovrebbero trovare all'interno varie armi e cose nelle casse. Invece qui davanti c'è questa fantastica antenna, con le scale ancora bucate, quindi cercherò di salirci piano. Già sono arrivato a 400 di radiazioni, sto per morirci male. Ho 70 di vita.
cerchiamo di salirci saltellando, perché non so perché ancora questi scalini sono abbastanza bugati. Comunque questa è la mega antenna. Non so dove si trovano le armi. Nell'altro server l'ho trovata in quella struttura là davanti, ma qui non c'è nulla. Forse ancora non è stata completata, infatti ancora le texture sono abbastanza bugate. Allora, mamma mia, qui non c'è nulla. No, non c'è nulla. Allora ragazzi, vi ho fatto vedere qua tutto nel server test, adesso ci spostiamo nel sito ufficiale e poi possiamo concludere il video, quindi ci becchiamo sul sito. Ok ragazzi, eccoci qui nel sito ufficiale, siamo nel Freddy Devlog numero 28 del 3 ottobre, come vedete qui c'è una foto, qua sotto ovviamente c'è tutto quello che hanno fatto questa settimana descritto in una sola frase, ovvero hanno spostato, come ho già detto, la versione ufficiale, hanno messo la chat vocale in gioco che mi ero dimenticato di farvi vedere, hanno sistemato la HUD, ovvero la barra sotto è quella, e hanno fatto nuovi animali, qualcosa del genere. Qui c'è scritto We Are Live, ovvero che hanno realizzato la, finalmente hanno spostato la versione sperimentale in quella ufficiale. Qui c'è scritto Branch, ovvero che possiamo giocare a tre diversi Rust, ovvero la versione, quella là che vi ho fatto vedere prima, la versione vecchia, e poi andando su proprietà di Rust potremmo giocare alla versione beta, ovvero la versione sperimentale con tutti gli aggiornamenti, perché adesso tutti gli aggiornamenti non usciranno più nel Rust, quello che cui vi ho fatto vedere prima, ma usciranno nella versione beta. Poi qui sotto, quindi qua c'è scritto Default, Legacy, Experimental. Hanno cambiato la HUD, come vedete qui, del cibo e le altre cose. Qui c'è la nuova HUD, ovvero se siamo bagnati, se sentiamo freddo e se stiamo morendo di tachicardia, credo. Oppure se non abbiamo ossigeno, penso, sì, se non abbiamo ossigeno. Qui hanno sistemato che quando noi andiamo a parlare con la chat vocale la bocca si dovrebbe muovere. Sì, esatto. Dite che abbaglia, quindi muove la bocca in quel modo. Qui hanno sistemato le fornaci che prima si disponevano in modo abbastanza strano, invece adesso si dispongono in modo dritto. Qui c'è la player rotation, ovvero la faccia che si gira, prima era bugata. Qui abbiamo la eye attack, ovvero gli animali ci dovrebbero attaccare. Sì, adesso i lupi attaccano le persone che prima non le attaccavano. Forse l'avranno messo nella versione no, la versione beta, dato che nell'esperimento non c'era. Poi qui ci sono i raggi della luna che prima non faceva luce, invece adesso passano attraverso le palme. Qui abbiamo le palme. Qui abbiamo da danno graduale, che non so cosa sia. Qui ci sono le radiazioni, vabbè già ve l'ho fatto vedere, però vi faccio vedere lo stesso il video. Ovvero che se entriamo in questa zona radioattiva, qui aumenteranno le radiazioni e potremo morire. Poi qui, come vi ho fatto vedere, hanno aggiunto la building plan, ovvero attraverso i foglietti di carta potremo costruire le varie cose. Hanno sistemato le scarpe che prima erano buggate. Qui abbiamo alcuni disegni. Qui non mi ricordo cosa hanno fatto. Ah sì, hanno aggiunto la siringa. Ah, quindi nella prossima settimana dovrebbero raggiungere le siringhe per curarci. Qui c'è la lancia che dovrebbe raggiungere nelle prossime settimane, che non c'è, che è un'arma da caccia. Qui c'è l'animazione, cerco di farvela vedere in modo decente. Ok. Poi qui c'è la bow animation, ovvero l'animazione dell'arco, che ancora non sono riuscito a craftare, quindi non sono riuscito a farvelo vedere. Vediamo l'animazione. È abbastanza figa, ovviamente potremmo riraccogliere le frecce. Qui c'è la sleeping bag che hanno finito di fare il modello ed è abbastanza figo, il personaggio dorme all'interno, non più sopra. Qui ci sono le small tasche, ovvero delle borse. Qui c'è il concept corner, ovvero la prossima settimana dovremmo riuscire a posizionare gli oggetti vedendo prima come verranno. Qui ci sono le antenne che, come vi ho detto, si trovano in tre diversi modi, o così all'intero, così interi, oppure distrutti in questi tre diversi modi. Qui ci sono alcune foto. Questi dovrebbero essere nuovi concept che aggiungeranno nelle prossime settimane questi oggetti, questa gru e questa torre. Queste armature non so se le metteranno mai, ma sono abbastanza fighe. Poi qua abbiamo come sommario generale, che stanno cercando di sistemare le performance, e in queste settimane, ovvero nella prossima, cercheranno ancora di sistemare i vari aspetti del survival, e ovviamente aggiungeranno i concept che sono stati realizzati nei corsi di questi mesi. Quindi ragazzi, ormai il video è qui, giunge al termine. Se vi è piaciuto e volete che continui questi video nell'esperimento, lasciate un like, commentate, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi, e qui Darkfall è tutto, alla prossima, ciao ciao!